prego, prego. Ciao. 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 Il vostro compito lo avete fatto, adesso attendiamo notizie da Viterbo. Sì, abbiamo raggiunto un traguardo che obiettivamente era impensabile fino a qualche settimana fa, per come i risultati per come erano stati i risultati. Aspettiamo quello che succederà mercoledì e poi vedremo. In ogni caso, il fatto di esserci dati la possibilità di poter sperare di fare i playoff è sicuramente un traguardo importante. È stato un primo tempo non bellissimo da vedere almeno dall'esterno, poi il secondo tempo è stato un po' più movimentato, qualche difficoltà però l'avete avuto oggi. Sì, il Teramo è sicuramente una squadra molto fisica, forse la più fisica da che sono arrivato io alla Ternana, ma impressionato in questo senso. E nel primo tempo è stata una partita contratta, dura, che si stava indirizzando in un calcio poco tecnico. Nel secondo tempo sicuramente le squadre hanno provato a vincere, e così come ha rischiato il Teramo, poi alla fine abbiamo rischiato anche noi in maniera grossolana, in un momento dove dovevamo fare tutto tranne che rischiare. Giannarilli, migliore in campo? Giannarilli è il nostro portiere, quindi è lì per parare e è stato bravo. Altre volte è stato criticato, e oggi è stato bravo, e quindi bene, però sono abituato a dare valutazioni sulla squadra, sui singoli, perché poi dopo Giannarilli, ripeto, fa parte della nostra squadra e quando para è lì apposta, se no giocheremo senza. Posto? Grazie, buonasera.